Troil, luoghi abbandonati. Allora ragazzi, visitiamo la pista dell'elicottero, così possiamo fare questa magnifica esplorazione nel quarto bunker, poi facciamo il quinto e il sesto. Mentre è bellissimo, bello, bello veramente. Ragazzi, qua come possiamo vedere, un tempo erano delle roulotte, se non sbaglio, degli hangar. Ragazzi, qua invece vediamo altri depositi, però qua secondo me erano dei depositi dove che dormivano. Qui era tutto pulito, era. Adesso ho visto che hanno preso fuoco, hanno dato fuoco qua. Ragazzi, qui vediamo tutti questi piccoli depositi, dovrebbero essere dei dormitori secondo me. Ragazzi, qua vediamo la pista dell'elicottero, che un tempo era bellissima qua. Ci atterrava qua precisamente l'elicottero. Bello, bello veramente. Qui è tutta la base. E pensare che questa base è rimasta segretissima per tanti anni. Qua, precisamente qua, Manfredi, guarda. Qui atterrava l'elicottero. Infatti qua ci troviamo una pista dell'eliporto. Che ne pensi, Manfredi? Fico. Che fa, andiamo? Dopo che esploriamo noi il quarto bunker, poi andiamo là sopra a esplorare altri due bunker, che sono i più lunghi di tutti, ragazzi. Ovviamente qua è molto pericoloso perché c'è del vetro. Vedete, qua si usavano come hangar, forse, non lo so, dei dormitori. Forse le uniche cose nuove che sono le sedie, guarda. Vedete, ci sono delle sedie nuovissime. Qua secondo me ci fanno picnic. No, tutto niente, tutto bruciato qua. Andiamo. Allora ragazzi, qua ci stiamo ritirando nel quarto bunker, casomai. Ovviamente c'è il simbolo della NATO, là. Mamma mia, guarda, c'è qua. Allora ragazzi, qua stiamo facendo il quarto bunker che c'è all'interno. Pronti siamo, Manfredi?
Cos'è il sale? Cos'è? È il sale. Mamma mia, sarà il sale. Ragazzi, questo è il quarto bunker che stiamo visitando. Ovviamente c'è sempre caldo, che c'è umidità pazzesca. Questo tu che pensi che sarà piccolo il bunker oppure no? Ah, ovviamente questo è umidificatore. Guarda, qua c'è l'umidificatore che è qua dentro. Il T32. Mamma mia, qua ci troviamo dentro una stanza enorme. Guarda Manfredi, ovviamente abbiamo fatto nel giro perché il tunnel prosegue sempre dritto. La sotto di Manfredi, guarda. Vedi? Prendiamo di qua, vado ora. È un piccolo deposito. Vediamo. Sì, infatti guarda ragazzi, c'è poi l'altra hangar là sotto, come si può vedere. Vediamo, però è bello, è stata veramente una bella emozione incontrare quei ragazzi. Io voglio salutare tutti questi ragazzi che mi hanno conosciuto. È come gli altri, sì. Poi alla fine del bunker c'è un altro. Bellissimo però, eh. Qui stiamo proseguendo ancora dritto. C'è il deposito. Ah, infatti, vedi? Sono a maggior parte uguali. Comunque non sono 800 metri questi, Manfredi. Qua c'è l'altro hangar, però l'altro hangar, quella di là, è più grande. Belli questi bunker. Ragazzi, adesso noi andiamo a visitare praticamente il quinto e il sesto bunker. Sì, perché la maggior parte sono tipo gemelli, il secondo, il terzo e il quarto bunker. Sono proprio gemelli. Magari può variare qualcosa. Il secondo, ma guarda le goccine di umidità che c'è qua sopra. Siamo sotto la montagna, siamo normale.
È pieno di questi hangar comunque. Ma sono enormi. Enormi. Aspetta. Ok, è messa al massimo. Andiamo, dai. Belli questi bunker della NATO. Ma l'umidità pazzesca, guarda, c'è qua. Tutto il cemento si sta sbriciolando. Aspetta. E qua non prende completamente niente qua. Ragazzi, qui stiamo percorrendo praticamente l'altro bunker. Ragazzi, qua è pieno di bunker militari. Ma sai che cosa ci facciamo in questa montagna? Queste non sono gallerie, ma sono bunker. Abbiamo trovato anche delle casse di munizioni, però i proiettili non so dove trovarli. Ragazzi, guardate che enorme! Guarda, questa è bella grande l'hangar. Ragazzi, questo praticamente è l'altra hangar, ovviamente guardate che enorme, vedete? Di 80. Allora ragazzi, adesso andiamo a visitare i due colossi, che sono praticamente un chilometro ciascuno, che è il quinto e il sesto bunker, che si trovano nella salita. Qui sono tutti bunker ormai abbandonati e dismessi da più di 30 anni quasi, un tempo funzionavano qua. Qui siamo veramente all'uscita del bunker. Qui stiamo per uscire.
Uno e due. Ok. Dove addirittura là sopra c'era anche il simbolino della NATO. Vedete? Adesso siamo pronti per andare a riprendere il quinto e sesto bunker, che sono gli ultimi, che saranno più impegnativi ovviamente perché sono un chilometro. Quelli sono grandi, Manfredi.